Davanti al Signore nessuno può proclamarsi giusto. Tutti però possiamo essere resi giusti dalla sua infinita misericordia e ricordiamo riconoscendo l'impegno dei nostri peccati. Signore, volto umano del Dio invisibile, che non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe, abbi pietà di noi. Signore, Cristo, voce umana di Dio, che perdona tutte le nostre colpe e guarisce tutte le nostre infermità, abbi pietà di noi. Cristo, Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
qualcuno tra voi si crede risapiente in questo mondo, si faccia assolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è sospesa davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, Signore, sa che i progetti di sapere sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vano nei voti, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete in Cristo, e Cristo è in Dio. Che si estende anche ai nostri
l'affermazione è questa che abbiamo ascoltato: Dio è santo. L'esaltazione invece è l'invito a capire ecco meglio la santità di questo Dio. Siate santi. A che cosa vedete ci induce Gesù? E da sottolineare che questa lettura, che in questa lettura l'amore per il fratello, amare, ama e amerai il prossimo tuo come te stesso, è da notare che per il Levitico il prossimo era considerato chi? Il patriota, colui che apparteneva e fa la stessa nazione, mentre per estensione, che poi veniva considerato anche l'impiegato, colui che veniva da altre parti lontane. Certo, questo ormai è un po' un discorso un po' difficile, non sempre tante volte percepibile dalla nostra mente umana. Quindi è un discorso difficile proprio perché oggi sono scenario di nuovo si stanno contrastando due quadri. Quello abilito dalle catene delle violenze del mondo e quello luminoso dell'amore di Dio che ci sovrasta. Lo stiamo constatando magari oggi, soprattutto in questi paesi arabi, si stanno sollevando, no? Quante stragi, quanti morti, ecco, quante violenze che si stanno compiendo, mentre l'amore di Dio magari ci sovrasta sempre più. La riconciliazione della pace, di cui il mondo ha sede e si divide, comincia da questo amore, di cui dovrebbero essere colmi i nostri cuori. Il brano paolino, poi, richiama con grande vigore la presenza dello Spirito e la sua importanza nella vita del cristiano, unico vero vivo, divano, che lo congiunge a Cristo e a Dio. Le parole poi del Santo Responsoriale che abbiamo ricevuto insieme sono queste, che sintetizzano queste parole tutto quel pensiero di Gesù nel brano del Vangelo Mondiale. Dio è buono e grande dell'amore. Io credo che come cari per noi veramente confermiamo ecco, questa volontà di Dio, perché la constatiamo, perché la tocchiamo tangibilmente, la tocchiamo con le nostre mani, la stiamo partendo che Dio veramente è grande e buono nell'amore. Siamo noi che non siamo invece buoni per cambiare questo amore. Al tempo di Mosè esisteva, è vero, la legge del tagliolo, occhio per occhio, dente per dente, ma col passare degli anni, ecco, questa legge si è diventato un pochino meno rigida, perché con l'avvento del cristianesimo Cristo ha mostrato quanta bontà deve essere rivestito l'uomo, e quindi ecco che è stata quanto volta la situazione, non occhio per occhio, dente per dente, ma